Dopo che la politica in America è arrivata su Twitch grazie alla Cortez giocando ad Among Us, forse finalmente anche in Italia siamo riusciti a capire che la politica deve parlare ai giovani nei canali dei giovani. Video. Ciao ragazzi, io sono Zergantis e benvenuti in questo nuovo video. La politica è entrata su Twitch, ufficialmente. C'è entrata probabilmente in uno dei migliori modi possibili, ovvero tramite una diretta di un campione del mondo totalmente italiano, orgoglio nostro, che è Riccardo Romiti, detto Reino, su StarCraft 2. Che cosa è successo? Andiamo con ordine. Però prima di partire, perché io lo so, vi conosco, io lo so, questo video non me ne frega niente se il ministro di cui andiamo a parlare è del partito degli affari miei, del partito dei portafogli di coccodrillo, del partito dei fazzoletti di carta. Non me ne può fregar di meno. Qui stiamo parlando del videogioco, stiamo parlando del fatto che finalmente si siano messi a parlare, anche se in un argomento piccolo, in un determinato modo, ai giovani su una piattaforma tecnicamente giovane e si stiano un po' evolvendo. Detto questo, Riccardo Romiti, per chi non lo sapesse, è il nuovo campione di StarCraft 2, il nuovo campione mondiale del circuito di StarCraft 2 dell'Intel Master. Ne avevo parlato anche su Instagram, seguitemi su Instagram. E in questo momento tutto il mondo, tutti stanno cercando di parlare e hanno parlato con lui. Tra questi, Fabiana Dadone. Fabiana Dadone è il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ok? È il nuovo ministro. E lei si è aperta il suo canale Twitch, lo ha chiamato e lo ha intervistato. Trovate il VOD su Twitch, è tutto in descrizione. E io vi voglio parlare velocemente di quello che è accaduto. Innanzitutto, una persona che non sa che cos'è il videogioco, non sa bene o male che cos'è l'esport, si è andata a cercare la finale. È una ministra abbastanza giovane, ha 37 anni, io ne ho 34, quindi insomma mi ritengo non troppo più lontano da questa persona. Si è vista la finale, ha intervistato Romiti, gli ha chiesto: spiegami che cos'è questo gioco, e gli ha fatto delle domande normali, delle domande che chiunque che non conosce quel mondo farebbe a una persona che invece viene da quel mondo, chiedendo anche in maniera abbastanza attiva cosa lo ha portato ad arrivare a quei livelli, che cosa secondo lui, quindi un ragazzo di 18 anni che ha vinto il campionato del mondo, che ha fatto il mazzo ai coreani, dovrebbe fare la politica per il mondo del gaming, dello sport e dei giovani, in una piattaforma giovane, con gente che commentava in maniera, ora non voglio dire di nuovo giovane, ma gente interessata. Non è la cosa su Facebook, che ormai su Facebook, raga, ci sono, c'è mio nonno e mio papà su Facebook, che hanno, sono del 40, cioè ormai Facebook è fatto veramente, è un'altra cosa. È andata finalmente a parlare con qualcuno di quel tipo lì, con quel target lì. Ora, non mi aspetto niente, non mi aspetto assolutamente niente. Non è che adesso, cambia tutto, da domani anche noi diventiamo come la Corea, che negli anni 90 il ministro e il governo si è radunato e ha detto: a cosa giocano i nostri ragazzi? Giocano a StarCraft 1 all'epoca. Sapete che c'è? Lo facciamo entrare nel circuito di professionismo, lo regolamentiamo e lo mandiamo in prima visione. Tant'è che infatti loro, e lo dice nell'intervista Riccardo, loro sono star televisive. Mentre noi, chiaramente, perché siamo un popolo di un altro tipo, che abbiamo il calcio, abbiamo una cultura differente, fatichiamo. Ma questo è un buon segnale. È un buon segnale, perché forse questa pandemia ha accelerato l'interesse da parte anche di un meccanismo arcaico come quello politico italiano, ha un interesse verso il mondo del digitale e si sta rendendo conto che forse esiste anche quel mondo lì. Non solo il mondo dei videogiochi, ma il mondo degli sport dei videogiochi, degli sport elettronici. E le domande da parte del pubblico, la domanda da parte della chat, alcune, non le altre che tutte inneggiavano a intervistate, ci fosse Paolo Cannone, ragazzi, ma poi Riccardo Romiti è stato un signore, infatti, ma che non ha detto niente. Ma al di là di questo, domande interessanti, domande furbe, non viziate da, sì, il troll c'è sempre, ma ormai lo sappiamo un attimino, siamo un po' sgamati, lo sappiamo un po' evitare, e sembrava veramente l'ipotetica e forse la forma più interessante di interazione tra un ministro della Repubblica Italiana e veramente quelli a cui stava andando a parlare, non a quattro rappresentanti del no, a quelli che la piattaforma la vivono, a quelli che l'esport interessa, perché sono lì in quel momento, e sono lì in quel momento perché gli interessa l'argomento, gli interessa Riccardo Romiti, e gli hanno fatto domande interessanti, del tipo implementare l'istruzione nelle scuole dal punto di vista video,
telematico del videogioco, di smetterla di demonizzare la questione appunto del videogiocatore come inclusivo, come, non inclusivo, scusate, come ingobbito, che sta in un angolo, che non vede la luce del sole, ma anche al riconoscimento di una figura contrattuale e sportiva, lavorativa, che non subisca la tassazione degli avvocati italiani, ma che abbia un suo ruolo e un suo elemento, come succede in Germania e in altri stati. Lì ho visto per la prima volta una persona, non dico neanche ministro, una persona che non sapeva una cosa, si è resa conto di una cosa, è andata dove di quella cosa ne parlano, ha chiesto e l'ha vissuta, e forse ha capito qualcosa del vero problema e delle vere domande e delle vere bisogni che ha quel tipo di argomento. Detto questo, ha detto che ci saranno poi altre interviste, ora vedremo se il progetto di Fabiana Dadone continuerà su Twitch e vedremo se qualcun altro passerà come lei su questa piattaforma a parlare, lo avverrà sicuramente, come lo ha fatto la televisione, che ora vediamo delle persone e dei comici specialmente che stavano in TV, che hanno creato dei format intelligenti, secondo me estremamente divertenti, su Twitch si sono riusciti a rinnovare. Allo stesso modo come la politica si era mossa su Facebook e poi su Instagram, forse finalmente riusciremo a vedere anche su Twitch la politica per i giovani, sperando che ne cavino finalmente un ragno dal buco, ma noi siamo italiani e who knows, chi vedrà. Ora poi se vanno su TikTok quello quinto discorso diventa una cosa trash, però insomma io sono fiducioso. Io vorrei sapere che cosa ne pensate voi, ragazzi, non parlo, non mi interessa di che partito è, non mi interessa niente, avete capito il merito del video, io mi auguro, e ditemi nei commenti che cosa ne pensate voi dell'argomento, se sapevate di questa cosa. Comunque trovate tutto in descrizione, vi invito a iscrivervi se non avete ancora fatto, lasciarmi un like, a seguirmi anche su tutti i miei altri social. Io sono su Twitch lunedì, mercoledì, venerdì alle 9:30, ho cambiato orario, ho aggiunto una mezz'oretta, e la domenica dalle 9. Vi auguro una buona serata e United State of Zerga. Ciao belli.